Buongiorno a tutti e bentornati. Lo strumento di cui vi parlo oggi è veramente molto diverso da tutti gli altri che abbiamo visto finora. Io fino a questo momento mi sono concentrato soprattutto su strumenti ad ancia doppia e quindi a cameratura conica nella canna della melodia, e oggi invece vi parlo di uno strumento che ha una cameratura cilindrica e quindi ance semplici. In effetti l'unico che gli somiglia lontanamente è la cornamusa della Guascogna, di cui ho parlato proprio in uno dei primi video che ho fatto, quindi la ricorderete sicuramente. E sono due strumenti che alla lontana si somigliano, poi vedremo anche in che maniera, farò un piccolo paragone tra questi due. Il fatto che lo strumento è molto diverso non ci deve sorprendere, perché andiamo proprio in una zona che è geograficamente molto lontana dall'Europa continentale. Io naturalmente vi ho preparato una cartina e adesso andiamo a vedere nel dettaglio che praticamente c'è un arcipelago delle isole greche che si chiama il Dodecaneso. Dodecaneso vuol dire le 12 isole, perché è composto da 12 isole principali, più altre più piccole. Oggi vedremo anche un po' di termini, di parole greche e il loro significato. Praticamente, vedete, sono le isole che sono più a est e a sud di tutte le isole greche, e praticamente sono quelle che vanno a lambire proprio la costa della Turchia. Quindi abbiamo per esempio Rodi, che è la principale, Karpathos, Samo, che è più a nord, abbiamo Patmos, Kalymnos, poi più a ovest, anzi potremmo dire proprio nel centro del mare Egeo, abbiamo l'arcipelago invece delle Cicladi, dove c'è uno strumento che si chiama sempre zambuna ed è molto simile. Adesso vedremo qual è la differenza, quindi parlo di isole come Naxos, Santorini, c'è anche Acefalonia, che è l'isola di Cefalonia, da tutt'altra parte, e poi c'è naturalmente a Creta. E a Creta c'è lo strumento cambia nome, la cornamusa cretese si chiama Ascomadura, però è molto simile a quella di cui parliamo oggi, e io comunque ve ne voglio parlare della cornamusa cretese, che è molto importante, poi in un altro video specifico. Qual è la differenza? Che il modello più diffuso nelle isole del Dodecaneso ha questa struttura qua, cioè queste due canne parallele, quella di sinistra con 5 fori, quella di destra con un solo foro. Invece nella zona delle Cicladi e a Creta è diffuso uno strumento che è del tutto simile, però ha 5 fori sia da una parte che dall'altra, e questo naturalmente fa una grande differenza sul modo e sullo stile di suonare. Ecco, adesso vedremo poi in particolare come funziona la scala su questo modello qua. La disposizione dei fori non è l'unica differenza tra i due tipi. In questo tipo qua, che è i fori cosiddetto 5 più 1, vedete che la campana è fatta di corno, questo è proprio un corno bovino che viene fissato alla fine del chanter. Invece nell'altro tipo di zambuna, di solito questo pezzo qua centrale forma un pezzo unico con la campana, praticamente è fatto tutto di legno e c'è una campana in fondo che è dritta, non è rivolta in avanti come questa qua. Ecco, darvi un'idea precisa della divisione, della distribuzione dei due tipi di zambuna è difficile, perché se è vero che per esempio questo è il tipo più diffuso nel Dodecaneso, abbiamo anche isole come per esempio l'isola di Leros, che è nel Dodecaneso, dove però pare che utilizzino l'altro tipo di strumento, quello con 5 fori su ogni lato. E poi ci sono anche degli strumenti, diciamo, intermedi, cioè con 5 fori da una parte e 3 dall'altra. E naturalmente, insomma, queste isole sono tantissime, ci sono tantissimi suonatori, per cui il panorama è piuttosto variegato. Però ecco, in generale
quasi tutti i modelli di Zambuna rispondono a una di queste due grandi categorie, cioè quella con 5 fori da una parte e un solo foro sulla destra e quella con 5 fori paralleli su tutte e due le canne. Andiamo a vedere come prima cosa proprio il nome di questo strumento, Zambuna. Non vi sarà sfuggita l'assonanza con il termine zampogna, e effettivamente è proprio la stessa parola che viene da due termini, da due parole greche, sun e fonia. Sun è un prefisso che significa insieme e fonia è il suono, quindi significa qualcosa come suonare insieme o dei suoni che vanno insieme, esattamente come succede nelle cornamuse, nelle zampogne, negli strumenti a bordone in generale, ma anche la parola italiana sinfonia viene esattamente dallo stesso etimo. Ci sono altri strumenti, per esempio il sinfonia, che è uno strumento medievale, diciamo un antenato della ghironda, quindi parliamo sempre di strumenti a bordone. La ghironda in spagnolo si chiama zanfona, è sempre la stessa parola, tra l'altro ce ne sono altre in italiano con lo stesso prefisso, la più usata probabilmente è simpatia, che viene da sun patos, cioè sentire, provare un sentimento insieme. Andiamo a vedere come è fatto lo strumento, perché è uno strumento estremamente semplice come costruzione. Per prima cosa la sacca, ecco, loro la montano in una maniera, diciamo, piuttosto insolita, perché prendono la pelle di un animale intero, come succede per tanti strumenti, e la cosa particolare è che loro chiudono la parte del collo, vedete qua è proprio chiusa con un nodo, e utilizzano solo le zampe anteriori. In una fissano l'insufflatore e nell'altra mettono il chanter, insomma, e quindi lo strumento si suona più o meno con una posizione del genere. Vedete, la sacca viene tenuta in orizzontale e con le zampe verso l'alto, e la posizione pressappoco è questa. Di solito il pelo non è presente, di solito viene rasato. Questa è una sacca che ho fatto fare io e chiesto di tenere il pelo così per bellezza, diciamo così. Poi mi capita anche a me spesso, perché queste sacche sono molto grosse, ingombranti, anche un pochino scomode possono essere, io a volte monto lo strumento su una sacca più piccola. Ora andiamo a vedere come è fatta la parte sonora dello strumento, perché qui naturalmente non abbiamo bordoni. Lo strumento è tutto qua, esattamente come nella cornamusa della Guascogna. Di solito viene fatto un cappuccio di legno che serve per proteggere le ance quando lo strumento, ecco, non è montato sulla sacca. Ecco, lo strumento è tutto qui, vedete, ci sono queste due canne parallele che come materiale sono fatte proprio di canna. È la stessa canna che si utilizza per fare le ance su tutte le cornamuse, che voi potete andare a raccogliere, e vedete, questo qua è il materiale grezzo, e si utilizza, ve ne faccio vedere qualche pezzo già tagliato. Si prendono banalmente due tubicini di canna come questi, vengono tagliati alla lunghezza giusta e poi vengono fissati su questo, diciamo, supporto di legno che costituisce proprio il corpo del chanter, cioè c'è proprio un pezzo di legno, in questo caso è fatto di mogano, vedete che poi è squadrato come forma. Praticamente all'interno di questo pezzo di legno vengono ricavate due scanalature all'interno delle quali si fissano i due tubicini di canna. Poi questi vengono forati, vengono fatti fori digitali, e noi otteniamo così lo strumento finito. Vedete, è estremamente semplice come fattura, come costruzione. Poi naturalmente in alto bisogna mettere le ance, che sono fatte esattamente nello stesso materiale, soltanto che ovviamente si deve utilizzare della canna di diametro più piccolo,
perché l'ancia deve entrare in questo tubo e di conseguenza deve avere un diametro esterno leggermente più piccolo. Questa è una canna dello stesso tipo trasformata in un'ancia. Per ricavare un'ancia come si fa? Praticamente si fa un taglio lateralmente, si ricava diciamo una linguetta che poi viene messa in vibrazione soffiandoci dentro. Ecco, vedete? E naturalmente su un chanter come questo per le ance bisogna utilizzare della canna appunto di diametro più piccolo, questa qua per esempio, vedete? Poi naturalmente vi farò un video specifico sulle ance, parlando sia delle ance doppie che di quelle semplici, perché volevo proprio farvi vedere più nello specifico come funzionano le ance, come sono fatte, perché sono una parte essenziale, importantissima negli strumenti, nelle cornamuse. Comunque il fatto di ricavare gli strumenti, cioè il corpo stesso dello strumento, la parte sonora, dalla canna è una pratica che è diffusissima in tutto il Mediterraneo e in Europa dell'Est. Ma perché? Perché è un materiale che è disponibile e si trova molto facilmente in natura e quindi non costa nulla, basta andarlo a raccogliere, e è molto facile da lavorare e quindi non sorprende che ci siano tanti strumenti fatti utilizzando questo materiale. Ve ne faccio vedere un altro. Questo è un tipo di cornamusa che viene dalla Tunisia, magari un giorno o l'altro farò un video parlando anche di questo, e vedete che questo ha una struttura ancora più semplice, perché viene fatto proprio da due tubi di canna. Questi non hanno neanche un supporto in legno che li tiene insieme, hanno soltanto questo pezzo tondo che c'è in cima, che viene legato alla sacca. Le due canne sono infilate qua dentro. Qui la caratteristica è che ci sono, anziché un corno grande unico come sulla zambuna, ci sono due corna più piccole, una per ogni canna. Ecco, l'unica cosa, non fate caso, perché questo è uno strumento molto molto non di buona fattura, diciamo, non so neanche da dove viene, il fatto che una sola delle due canne ha i fori. In realtà qui ci dovrebbero essere 5 fori sia da una parte che dall'altra su questo strumento, che in effetti è analogo alla zambuna del tipo di secondo tipo, quello che ha 5 fori sia da una parte che dall'altra. Ecco, l'unica differenza è che in questo strumento qua non c'è il supporto di legno dietro. Un altro strumento del Mediterraneo che è fatto completamente di canna sono le launeddas sarde. È uno strumento molto interessante e non sono una cornamusa perché non hanno una sacca, però hanno delle caratteristiche musicali che le avvicinano molto alle cornamuse, perché intanto producono un suono continuo, soltanto che loro invece di usare la sacca usano questa tecnica della respirazione circolare e praticamente usano le guance come se fossero la sacca di una cornamusa, quindi il risultato musicale è lo stesso, si ottiene un suono continuo che non smette mai, e soprattutto hanno un bordone, perché hanno due canne melodiche e una nota fissa, intonazione più bassa. Potremmo quasi dire che le launeddas sono una cornamusa mancata. Tornando alla zambuna, ci sono comunque tanti strumenti che condividono questa struttura, cioè di un supporto di legno su cui vengono
fissati i due tubi di canna, anche in aree geografiche lontane. Guardate questa qua, per esempio, è una cornamusa che viene addirittura dall'Iran, dalla zona del Golfo Persico. E vedete che è fatta più o meno allo stesso modo, cioè c'è un pezzo di supporto di legno su cui vengono fissate le due canne, e queste hanno invece sei fori per ogni lato. Ecco, tra l'altro la cosa interessante è che in questo strumento qua vedete che c'è in questo pezzo di legno c'è una grande scanalatura centrale, e poi le due canne vengono fissate con della cera, e infatti c'è un'enorme quantità di cera sotto per poter fissare le due canne, mentre nella zambuna ci sono, qua non potete vederlo, ma ci sono due scanalature, una per ogni canna, in modo che anche il materiale, che di solito è cera ad api, che viene utilizzato per fissarle al resto dello strumento, è molto di meno. Ma non sono le uniche, c'è in Turchia, c'è una cornamusa che si chiama Tulum ed è costruita anche lei con una struttura molto simile. La differenza più evidente è che al posto di questa campana di corno c'è una campana di legno, che è sempre rivolta in avanti, ma è scavata e ha una caratteristica forma quadrata che è molto singolare. Ma anche in Grecia ci sono dei tipi di zambuna che hanno, dove questa campana qua, al posto di essere di corno, è fatta in legno scavato. Ecco, a proposito della cornamusa turca, naturalmente ve ne parlerò poi nello specifico in un altro video, la cosa interessante è che nonostante che sia molto simile alla zambuna greca, non è diffusa nella parte costiera della Turchia, che è vicina alle isole greche. La cornamusa turca viene suonata nella parte più orientale del paese. In effetti ci sono anche nelle regioni vicine, per esempio in Georgia e in Armenia, ci sono degli strumenti simili. Comunque, vabbè, poi ne parleremo magari in un altro video. Beh, alla fine non potrei non citare la duda croata, che è della parte settentrionale della Croazia, della regione della Slavonia in particolare, che è fatta allo stesso modo. Vedete, ha un supporto di legno con una lavorazione anche molto elaborata, con molte decorazioni, però le parti sonore sono due pezzi di canna. Vedete, ha cinque fori da una parte e uno dall'altra. E ve ne faccio vedere magari altri esempi. Ecco, vedete, è molto curioso che questo strumento praticamente abbia una lavorazione così elaborata delle parti di legno, e poi la parte sonora viene ricavata ancora da un tubo di canna, come si poteva fare 1000 o 2000 anni fa. Cioè, la domanda che mi faccio io è: ma perché non fanno anche le parti sonore direttamente facendo un foro nel legno, come in tanti altri strumenti sempre di quella regione? Perché in Croazia abbiamo il mih, abbiamo il diple, che sono strumenti che sono, diciamo, analoghi, molto simili, soltanto che vengono ricavati dal legno pieno. Questo qua, per esempio, è della zona dell'Erzegovina. Vedete, sono due canne parallele, hanno sei fori da ogni lato, non cinque. In realtà, vi dico, è come se fossero cinque i fori, perché effettivamente gli ultimi due in basso non vengono praticamente quasi mai usati, e quindi è come se questi due fori qua fossero quelli finali, fossero quelli della campana. Comunque, questi strumenti qua, magari anche di questi ve ne parlerò in un video specifico, perché ovviamente ci sono tantissime cose da dire, e vedete che anche lì ci sono tante varianti. Per esempio, abbiamo visto che questo qua ha lo stesso numero e lo stesso posizionamento dei fori su entrambe le canne, e mentre poi ci sono diple di altre zone che invece ne hanno sei da un lato e due dall'altro.
Poi vabbè, poi c'è il Mi istriano, che praticamente ha una, diciamo, una combinazione di fori ancora più particolare. Sono 5 da un lato e 3 dall'altro, però c'è un foro che è, diciamo, sfasato. Comunque, adesso non vi anticipo nulla, ne parlerò più avanti, perché sono strumenti che meritano una puntata specifica. Insomma, io ho voluto farvi una carrellata veloce di tutti gli strumenti che in qualche maniera somigliano alla zambuna e quindi sono, diciamo, assimilabili a questo tipo di cornamusa qua. Riassumendo, ne abbiamo almeno di 3 categorie. La prima sono gli strumenti che sono fatti esclusivamente di canna, come la cornamusa tunisina che abbiamo visto prima, come le launeddas, che però non sono una cornamusa, però io le voglio mettere comunque all'interno di questa famiglia di strumenti. Poi abbiamo strumenti in cui le parti sonore sono di canna ma fissate su un supporto di legno, come la zambuna, come la cornamusa dell'Iran che abbiamo visto prima, come la duda croata. E poi infine abbiamo strumenti che rappresentano, se vogliamo, diciamo, un pochino un passo successivo nell'evoluzione, dove praticamente si abbandona l'utilizzo della canna per le parti sonore e lo strumento è ricavato da un blocco di legno, però sempre più o meno con la stessa struttura e con lo stesso numero e posizionamento dei fori, e in questo caso ne abbiamo tantissimi. E uno di questi è uno strumento che viene proprio da una regione molto lontana, e che abbiamo già visto, la cornamusa delle Lande di Guascogna. E sostanzialmente è uno strumento che è veramente atipico per le regioni dell'Europa occidentale da cui viene, però vedete che ha una struttura veramente molto simile a quella della zambuna, cioè 5 fori sul lato sinistro e uno su quello destro. In effetti la scala della bua con la canna di sinistra, quella della melodia, è esattamente la stessa. Vabbè, ha una nota in più perché lei ha un foro dietro, il foro per il pollice che sulla zambuna non c'è, ma altrimenti ha esattamente la stessa scala. Per quanto riguarda il foro sulla canna di bordone, questo è leggermente diverso, perché abbiamo visto che sulla bua noi usiamo questa diteggiatura qua, vedete tutte le dita sul chant a sinistra, e con il mignolo della destra andiamo a utilizzare questo foro che ha un bordone variabile, con cui io posso fare sol e re oppure sol e mi. Ecco, invece nella zambuna il foro della canna di destra è appaiato all'ultimo foro dell'altra canna. Ecco, e questo è una differenza sostanziale, perché mentre nella bua io questo foro qua che uso con il mignolo posso utilizzarlo, diciamo, in maniera indipendente da quello che faccio sull'altra canna, ecco, sulla zambuna io ho lo stesso dito che li copre tutti e due, e quindi il risultato musicale per forza di cose sarà diverso, e adesso vi faccio vedere anche come. Quindi andiamo a vedere proprio la scala, le note proprio che io posso fare con questo strumento. Questo è tagliato una tonalità di Si naturale, che è una delle tonalità più usate. Ecco, effettivamente il range delle tonalità possibili è molto ristretto, cioè il Do, che è quindi un po' più piccolo di questo, Si naturale, Si bemolle e La. Ecco, queste sono le 4 tonalità in cui di solito viene costruita la zambuna, anche se naturalmente sono possibili anche altre tonalità, però queste 4 che vi ho detto, all'interno di queste 4 ci sono le tonalità che sono più utilizzate. Ora, per semplicità, facciamo finta di avere uno strumento in La, perché ci facilita un po' vedere la scala
diatonica, se ci riferiamo alla tonalità di La. Praticamente noi partiamo dal basso chiudendo tutto. Io adesso parlo della canna di sinistra, quella che fa la melodia. Abbiamo tutto chiuso, il Sol, che è la nota esce qua dal basso, proprio dalla campana, quando chiudo tutto. La, Si, naturale, Do, Re e Mi, tutto aperto. E ci sono queste sei note e basta. Non abbiamo alterazioni, perché come abbiamo già visto per la buca, sulle cornamuse a cameratura cilindrica e ancia semplice, non è inutile fare posizioni tipo a forchetta, non si ottengono altre note. E in effetti questo ci lascia anche una certa libertà nella scelta della diteggiatura. Cioè, io preferibilmente su uno strumento del genere userei una diteggiatura chiusa, che mi permette di fare per esempio degli staccati, che si usano molto, però è possibile suonare anche con una diteggiatura un po' più aperta e le note sono sempre le stesse. Siccome abbiamo solo 5 fori da coprire, l'impostazione delle mani deve essere questa. Lo abbiamo già visto sulla bua, la versione tradizionale con 5 fori sul davanti, nella canna della melodia. Qui tra l'altro non abbiamo neanche il pollice da usare, quindi abbiamo la mano sinistra, usiamo solo 2 dita e le 3 dita della destra. Quindi alla fine della fiera come funziona dal punto di vista musicale? Abbiamo visto le note che possiamo fare con la canna di sinistra: Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Quella di destra, che ha soltanto un foro e corrisponde all'ultimo foro dell'altra canna, quindi con quella di destra facciamo soltanto il La e il Sol. E quindi questo nella pratica cosa possiamo fare? Allora, possiamo usare questo dito qua andando sempre in parallelo, così avrò Sol, Sol. Quando lo alzo ho La, La. Quando vado a fare le note più alte, se io rimango con questo anulare qua sollevato, avrò un La di bordone e sull'altra canna posso suonare le note più alte e cadere di nuovo sul La della canna di sinistra, facendo un effetto, diciamo, di staccato. Viceversa, posso tenere chiusa quella di destra, soltanto quella di destra, vedete, coprendo a metà soltanto questo foro, e avrò l'effetto di avere un bordone in Sol. Che però, quando io suono il La con la melodia, questo cozza un po' con la nota del bordone, perché è una seconda di distanza come intervallo. Ciò nonostante, questo a volte si utilizza, di chiudere soltanto la canna di destra, altrimenti io le posso chiudere tutte e due e ho questo effetto di Sol al bordone e Sol nell'altra canna quando faccio lo staccato. E quindi come si utilizza sostanzialmente come si utilizzano queste combinazioni? Praticamente io, esattamente come sulla bua della Guascogna, utilizzo la canna del bordone per un effetto ritmico, cioè non è che tengo sempre il La o sempre il Sol, posso tenere magari il La per una sezione del pezzo più o meno lunga e il Sol per un'altra, però generalmente si cerca di alternare queste due note mentre si suona la melodia dall'altra parte, per creare un effetto ritmico. Io oggi vi metterò, come sempre, diversi link dove potete ascoltare registrazioni storiche o anche più moderne, insomma più o meno antiche, e vedete che in alcuni casi questa, diciamo, polifonia che viene creata anche con soltanto due note al bordone e con uno strumento comunque così semplice, in alcuni casi è veramente molto complicata. Ecco, ci sono suonatori che riescono a fare delle cose
davvero notevoli. Per quanto riguarda il repertorio, vale quello che abbiamo detto per quasi tutte le altre cornamuse, cioè è composto principalmente da canzoni, quindi riprodurre sullo strumento una musica vocale o suonare in accompagnamento al canto, e musiche da danza. Come discografia non si trova purtroppo tantissimo materiale. Io ho un disco che mi sento di consigliarvi, è questo qua, che è dedicato proprio alle cornamuse greche. E è un disco che fa parte di una collana, in realtà ci sono diversi volumi, ognuno dedicato a uno strumento popolare greco, quindi per esempio c'è quello sul violino, quello sul clarinetto, sul oud, sul bouzouki, sul baglama, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per dire il dodicesimo della serie. E li trovate tra l'altro tutti quanti su YouTube, quindi vi metto il link in descrizione, naturalmente li potete ascoltare liberamente. In questo disco in realtà la prima metà è dedicata alla gaida, perché nella regione greca della Macedonia c'è uno strumento che è affine alla gaida che si suona in Macedonia, Macedonia, che è uno strumento molto importante nella famiglia delle cornamuse, molto, molto bello, molto interessante, quindi ve ne parlerò ovviamente in un video specifico. E invece per quanto riguarda la zambuna, il suonatore che c'è in questo disco si chiama Theologos Grillis ed è dell'isola di Patmos, è scomparso di recente, tra l'altro, purtroppo proprio gennaio di quest'anno, e ha fatto diverse incisioni, tra cui una che vi metto in descrizione che si chiama Zambuna Jazz, dove lui suona la zambuna insieme a un gruppo jazz. È un disco, come dire, se volete ascoltarlo per curiosità. Io essere sincero, a me convince poco, perché io trovo che strumenti come questo, che sono molto, molto semplici, molto caratteristici, debbano suonare, ecco, il loro repertorio, quello per cui sono nati. Vi metto anche un altro disco molto molto bello in descrizione. È un disco di registrazioni storiche fatte tra gli anni 50 e gli anni 70 nell'isola di Kalymnos. Io personalmente il disco migliore che ho trovato di musica per Zambuna. Ne ho preso anche qualche estratto, ho messo in sottofondo in questo video, come questa canzone che sentite adesso, che è una canzone molto bella che parla di un fiume che scorre. Non so se fosse il fiume di cui parlava Eraclito, quello in cui non ci si bagna mai due volte, per rimanere in tema con la Grecia. E comunque è un disco che ha delle registrazioni veramente interessanti, sia di cornamusa da sola, sia di cornamusa in accompagnamento al canto, e sia poi di altri strumenti come il violino, per esempio. Ecco, io oggi vi lascio spiegandovi un'ultima caratteristica interessante di questo strumento. Abbiamo visto che è fatto con la canna, quindi un materiale molto, molto povero, facilmente reperibile. Ecco, il problema della canna è che, ovviamente, essendo un materiale naturale, biologico, diciamo, non troverete mai due pezzi proprio uguali, identici. Ci sono sempre delle minime differenze tra l'uno e l'altro. Noi naturalmente possiamo misurarli e selezionare quelli che sono più vicini alla misura che ci serve, però abbiamo lo stesso problema che abbiamo con le ance, che sono fatte nello stesso materiale, cioè che non ce ne sono mai due uguali uguali. Di conseguenza, anche lo strumento, quando viene costruito, noi vabbè, partiamo da delle misure precise, prestabilite, però è sempre necessario fare delle piccole correzioni. E qua si fa così: praticamente prima vengono fatte le ance. Una volta che abbiamo una buona ancia che ha un bel suono, risponde bene, eccetera, eccetera, queste ance vengono fissate in cima. Si mette proprio della cera per tenerle ferme, in modo che poi non si possono più spostare. Su e giù, sì, si possono spostare, ma è un'operazione un po' scomoda. Ecco, tutto lo strumento, tra l'altro, viene strutturato così, cioè qua non è tenuto insieme con la colla, cioè
ci sono delle grandi quantità di cera che tengono insieme la campana, le ance, le due canne sonore a questo supporto che abbiamo di legno. Comunque, una volta che noi abbiamo le ance montate, l'intonazione di fino, diciamo così, la facciamo direttamente sul chanter, e questa è una cosa piuttosto particolare, perché io che sono abituato a strumenti dell'Europa occidentale, tipo la gaita, tipo la cornamusa scozzese, dove si fanno anche lì correzioni sull'intonazione, ma il concetto è che non è che tu modifichi il chanter in base all'ancia, tu modifichi l'ancia in base al chanter. Il chanter, una volta che tu hai fatto i fori, rimane quello, al massimo fai qualche correzione temporanea, tipo con il nastro, così. Qua invece è una pratica comune andare proprio a correggere anche i fori, magari limandoli, aprendoli leggermente, in base all'ancia che hai su. E quindi diciamo che le ance stanno, una volta che sono assestate, stanno ferme, e gli interventi di intonazione si fanno sui fori. E adesso non voglio dilungarmi proprio troppo in questo discorso, perché la questione della correzione dell'intonazione io poi l'affronterò, si fa ovviamente su tutti gli strumenti, anche perché se voi ci pensate sulle cornamuse, non è come gli strumenti che io suono a fiato e tengo l'ancia in bocca, dove ho la possibilità di fare io stesso qualche correzione suonando. Qui tu suoni con un flusso d'aria che è costante, e quindi lo strumento deve essere perfetto, tu non puoi correggerlo se non intervenendo magari leggermente sui fori. È un discorso lungo, oggi ce lo risparmiamo e vi lascio con un brano suonato che è una danza che viene dall'isola di Samo, quindi la più settentrionale delle isole del Dodecaneso. Nel prossimo video, quello di maggio, vi parlerò ancora di un discorso non teorico. Io vorrei farvi vedere alcuni piccoli, diciamo, trucchi del mestiere, chiamiamoli così. Alcune, diciamo, stratagemmi che io utilizzo per magari quando devo intonare lo strumento o fare delle piccole operazioni che magari mi facilitano nella manutenzione, nell'efficienza e nel rendimento dello strumento. Penso che sia un argomento interessante, e quindi lo affronterò nel video del mese prossimo. Grazie ancora a tutti di avermi seguito e arrivederci. Thank you.
Anche oggi una piccola postilla per correggere gli errori e dire alcune cose che mi sono dimenticato. Prima di tutto ringrazio Stefano Pinna, il suonatore di Launeddas, che mi ha dato il permesso di mettere un frammento del suo video dove suona questo strumento, che è uno strumento bellissimo. E io non ne parlerò, non farò una puntata sulle Launeddas perché prima di tutto non sono una cornamusa. E poi è uno strumento che io conosco molto poco, quindi non mi azzardo a parlarne in modo specifico, però vi consiglio di approfondire perché è molto interessante. Vi metto nei link il video completo da cui ho preso questo frammento. Vi consiglio di seguire Stefano Pinna, che è un suonatore molto bravo e c'è un sacco di materiale suo che potete trovare su YouTube e su internet. Poi ho detto che la Duda, la cornamusa croata, viene dalla regione della Slavonia. In realtà mi sono confuso con il Gaide, che è un'altra cornamusa sempre, che viene sempre dalla Croazia e si distingue perché ha questa grande campana in fondo al chanter. E questa è la cornamusa effettivamente tipica della Slavonia. Vedete, questa è una cartina della Croazia, le varie regioni sono distinte da vari colori. La Slavonia è la parte più orientale, quella segnata in giallo. In realtà la Duda viene dalla parte centrale della Croazia, che è quella segnata in verde. Confina con l'Ungheria. Anche in Ungheria c'è una cornamusa che si chiama Duda e che è molto simile, ma naturalmente ve ne parlerò nello specifico in un altro video. Infine vorrei farvi vedere ancora il chanter della zambuna, perché vi ho spiegato che alcune parti sono tenute insieme con la cera. Volevo farvelo vedere più da vicino. Ecco, se riesco a orientare la campana nel modo giusto, ecco, vedete che ci sono come due fori al centro che sono la fine proprio delle due canne melodiche, e tutto il materiale che vedete tutto intorno è cera d'api. E si vede bene anche qua nella parte in alto, dove vengono inserite, ecco, nella parte superiore di questo pezzo qua, vedete c'è come una mezzaluna fatta tutta di cera, che poi tiene insieme anche la sezione dove ci sono le ance. Vedete questo materiale che c'è sotto le ance, tutta cera d'api. È una cera grezza, per cui è un materiale abbastanza rigido, va scaldato bene prima di poterlo modellare. Quindi se andate a suonare per esempio all'aperto sotto al sole, ecco, non c'è il rischio che lo strumento si sciolga. Non farete la fine di Icaro, ecco, vabbè, oggi è la giornata delle citazioni classiche un po' a cazzo, però siamo in Grecia e non potevo davvero, non potevo non citare certe leggende. Con questo veramente concluso e ci vediamo quindi il mese prossimo. Arrivederci a tutti.